Una giornata dedicata al Parkinson, oggi qui in piazza, vicino Piazza Giordano, per sensibilizzare le persone. Come sta andando? Siamo nella fase iniziale di questa giornata, quindi auspichiamo che ci sia cominciano ad affacciarsi sia alcuni soci che altri curiosi, e quindi lo scopo è proprio quello di accogliere chi vuole informazioni sulla malattia e anche sull'associazione. Offriamo anche dei bulbi di tulipano, che è il simbolo di questa patologia del Parkinson, o un contributo, con un piccolo contributo. Questo evento completa, diciamo, già l'evento del 26 aprile, che è stata la giornata nazionale del Parkinson, e Foggia si è illuminata di arancione, le fontane di Foggia, posso dirlo questo, in piazza 20 settembre e in villa, si sono illuminate di arancione, come anche la neurologia del Policlinico di Foggia. C'è sensibilità oggi? Cioè, c'è maggiore sensibilità da parte dei cittadini verso il Parkinson? Chi è interessato, sì. Io non, la curiosità magari che porta le persone ad avvicinarsi è per il gazebo, per l'associazione, e naturalmente chiede qualcuno anche di questa malattia, perché magari sono aggiornati, ma soprattutto chi è coinvolto in prima persona, o perché ha un familiare o parente.